Allora, lo studio che è stato svolto da ICRAM è stata una valutazione dei popolamenti ittici, la caratterizzazione dei popolamenti ittici delle tenue nella zona della biologica. Questo studio è stato finanziato da ICRAM, da MIPAF ad ICRAM e ha come obiettivo quello di descrivere i popolamenti ittici e la loro variabilità stagionale. In quest'area, nella zona della biologica, non ci sono tutt'oggi numerosi studi riguardanti la fauna ittica. Infatti, se gli studi a caratteristica geologica risalgono a più di 30 anni fa, solo in tempi recenti sono stati svolti alcuni progetti che hanno avuto lo scopo di valutare la fauna ittica. Inoltre, quello che ci siamo posti come obiettivo è di misurare un eventuale effetto riserva se già presente in quest'area, quindi confrontando siti all'interno della zona della biologica e siti di controllo esterni, dove si può pescare, diciamo, per vedere se le differenze tra questi siti potessero farci evidenziare un effetto riserva sia su valori di abbondanza che di biomassa e anche di biodiversità. Inoltre, queste differenze sulla taglia degli individui. Infatti, quello che ci si attende è che se una zona è interdetta alla pesca, gli individui crescano maggiormente, quindi vivono più a lungo e aumentano anche il loro successo riproduttivo. Ci siamo interessati di più sulle specie a interesse commerciale e l'inizio dell'attività è stato nel giugno del 2005. Questo è un progetto che ha la durata di 2 anni, quindi terminerà quest'anno. L'area di studio, quindi la zona della biologica di Chioggia, che come ben sapete, è costituita dalla presenza della maggior parte dei ferramenti rocciosi, è all'interno della zona protetta e al di fuori c'è solo piccole concrezioni sparse. Caratterizzatesi da piccoli su un substrato sabbio fangoso. Quindi per valutare gli effetti di questa zona protetta dovevamo trovare all'interno di questa zona dei siti paragonabili tra l'interno e l'esterno dell'area protetta. La scelta è stata quindi quella di collocare delle stazioni su mobile, quindi substrato sabbio fangoso, all'interno e all'esterno della zona protetta, una per ogni area, l'area 1, l'area 3 e l'area 4. L'area 2 non è stata studiata soprattutto per problemi logistici dovuti agli spostamenti per i campionamenti. Inoltre, in quest'area è stata scelta un'altra stazione di campionamento che riguarda un sito che era stato campionato prima dell'istituzione della zona della biologica, tra il 2001 e il 2002. E questo sito, campionato da noi nel 2005-2007, ci permette di avere un confronto prima dell'istituzione della zona protetta e dopo l'istituzione. Sono state inoltre collocate ovviamente le stazioni per avere un'informazione sulla fauna ittica, sia di substrato sabbio fangoso ma anche di substrato roccioso, quindi di tenua, due stazioni in area 1, una stazione in area 3 e un'altra stazione in area 4. I campionamenti sono stati fatti mensilmente, quindi da avere 3 repliche stagionali per ogni sito di campionamento. L'attrezzo utilizzato è. I campionamenti sono stati fatti utilizzando il Barracuda, che è una rete apposta a monofilamento utilizzata dalla piccola pesca. Tutt'oggi nella marineria di Chioggia ci sono ancora poche imbarcazioni che utilizzano questo tipo di pesca. Si utilizza quindi una rete altezza 1 metro, abbiamo utilizzato una maglia di 30 mm e la lunghezza totale delle nostre reti era standard di 800 metri. Questa rete viene posizionata sul fondo e ha una lima di piombi, quindi che la tiene sul fondo e sollevata perché ha dei galleggianti attaccati con una cima sopra. I campionamenti sono stati fatti. Come si vede dal filmato di una giornata di campionamento, siamo state uscite durante la notte, dove sono state collocate le reti nelle stazioni su substrato mobile, quindi si è arrivate nei siti di campionamento, sono state calate le reti su substrato mobile in maniera rettilinea.
queste reti sono state tenute in cala per una durata di 3-4 ore. Successivamente ai campionamenti su fondo mobile sono stati fatti i campionamenti su fondo duro. Questa è stata utilizzata tramite lo scandaglio, sono stati visti gli assembramenti di pesce sotto l'imbarcazione e solo quando sono stati visti, quindi si è riprodotta, diciamo, la pesca che si utilizza con questo tipo di attrezzo. Sono state calate le reti a circuizione, non più dritte, ma facendo le spirali sempre più larghe fino a chiudere il cerchio. E queste cale hanno avuto una durata da 30 minuti a un'ora. L'utilizzo anche di questo tipo di attrezzo, come potete vedere, è anche funzionale agli obiettivi di questo progetto, che era sia di fare campionamenti sul fondo mobile, su sabbia fango, che su strato roccioso, quindi ci permetteva di avere entrambe le possibilità utilizzando lo stesso tipo di attrezzo. Inoltre, il sito che era stato campionato in precedenza è quello con la bandierina rossa, che forse non si vede più. No. Si vede? No, ok. Era stato campionato in precedenza utilizzando lo stesso tipo di imbarcazione e lo stesso pescatore. Ok, le analisi sono state fatte su gli individui, rilevati i parametri di lunghezza totale, lunghezza della forca per ogni individuo e il peso ubito totale. Questi parametri ci permettono quindi di avere un confronto tra le taglie all'interno della zona terapeutica e all'esterno. Inoltre, per studiare gli effetti di protezione su queste specie, sono stati anche calcolati alcuni parametri, quali l'abbondanza e la biomassa, che sono state standardizzate, cioè il totale delle catture è stato suddiviso per i metri e l'ora, quindi di avere un confronto, un dato paragonabile tra tutti i diversi campionamenti, anche se avevano una durata differente, e inoltre è stato calcolato l'indice di richiesta, cioè il numero di specie totali. L'analisi totale del pescato, come si può evidenziare, il 96% rappresenta specie di valore commerciale e solo il 4% di specie non commerciali. La specie, queste sono ovviamente le catture totali, non considerando la tipologia di substrato. La specie catturata più abbondante è Diplodocus anularis, Saraco Sparaglione, col 40%, seguita poi dal Pagellus eritrinus fragolino, da Chelidonictis lucerna, cioè la gallinella, Squilla mantis, il merluzzetto e il molo. Se poi andiamo a vedere le catture in relazione alla tipologia di substrato, abbiamo notato come su substrato duro, quindi sopra proprio agli afferramenti rocciosi, c'è la presenza predominante del Saraco Sparaglione, con il 66% delle catture totali, seguite da solo altre tre specie, cioè il merluzzetto, il fragolino e la Chelidonictis lucerna. Questo si fa subito a occhio come su questa tipologia di substrato c'è una ricchezza, c'è una predominanza di poche specie e quindi una ricchezza minore rispetto a quello che invece abbiamo notato su substrato mobile, su sabbia fango, dove c'è un numero più elevato di specie e anche dall'analisi che è stata fatta sulla ricchezza, quindi numero totale di specie, ogni istogramma è la media delle tre repliche fatte mensilmente per la singola stagione, si può evidenziare come su substrato fabbio fangoso c'è una ricchezza molto elevata durante l'estate e questa ricchezza di specie, quindi c'è un numero elevato di specie durante l'estate, che si riduce invece in inverno, in cui si ha in media un numero di specie molto basso, circa 2. Invece su roccia, su sfondale duro, c'è una ricchezza molto più costante tra le 2 e le 5 specie, quindi tutto l'anno. Dal confronto alle abbondanze si vede subito come le abbondanze che abbiamo riscontrato su roccia siano più elevate rispetto a quelle su mobile. Questo è legato sia alla tipologia di substrato ma anche dal tipo di campionamento. Infatti, come ho detto in precedenza, i campionamenti su roccia sono stati fatti solo quando tramite
e con scandaglio si vendeva l'assembramento di pesce sopra l'affioramento. Quindi è più soggetto alla presenza di specie che vivono assembrate sopra gli affioramenti. Inoltre sul substrato roccioso c'è la presenza predominante del Diplodocus nullaris, che quindi influenza notevolmente le catture su questa tipologia di substrato. Infatti si vede come in estate e in primavera rappresenta il 40% circa delle catture. Questo dato aumenta invece durante l'inverno, quando c'è quindi un assembramento di tale specie sopra questi afferramenti. Quindi, per studiare una presenza in effetto protezione, siamo andati a indagare eventuali differenze tra le stazioni di substrato mobile, sabbia, fango, tra dentro e fuori la zona protetta. Quello che emerge è che l'abbondanza all'interno della zona terapeologica sia, rispetto ai siti di controllo, sempre leggermente superiore, sebbene c'è un'elevata deviazione standard, cioè una variabilità per le catture. La variabilità che si può evidenziare è dovuta in parte anche al tipo di attrezzo utilizzato. Infatti la rete da posta viene collocata sul fondo e quindi le specie, per essere catturate, devono proprio passarci attraverso, quindi non è un tipo di pesca che dà delle catture che si muove, diciamo, che quindi dà delle catture variabili. Comunque la differenza che abbiamo visto tra zona protetta e controlli non evidenzia una differenza statisticamente significativa. È stata inoltre fatta l'analisi delle taglie tra zona protetta e controlli per le specie maggiormente pescate. Quello che abbiamo evidenziato è che c'è l'assenza di individui di piccole dimensioni, quindi questo conferma un dato già precedente che evidenziava come quest'area non è un'area di reclutamento, quindi non ci sono individui di piccole dimensioni. In parte ovviamente questa informazione è dovuta anche alla selettività dell'attrezzo utilizzato, che ha un range di taglia ridotto, cattura meno specie di piccole dimensioni. Non ci sono evidenziate differenze significative nella taglia tra aree protette e controlli, ad eccezione per Chelitonitis lucerna, cioè la gallinella, che presenta sia in lunghezza totale che in peso un numero più elevato nella zona tela biologica rispetto ai controlli. Questo potrebbe essere interessante vederlo nel tempo e vedere se questo è il reale effetto di protezione o se invece questa specie, gli individui più grandi di questa specie, preferiscono vivere e abitare vicino a questi afferramenti rocciosi. Sono stati quindi analizzati diversi campionamenti mensili attraverso un'analisi MDS. Questa analisi ci permette i singoli campioni, è un metodo, diciamo, di ordinamento dei nostri campioni in base alla loro similarità. Quindi i nostri campioni si dispongono nello spazio vicini, diciamo, a quelli che sono più simili tra loro. Quello che si evidenzia in questa analisi è la presenza di tre principali gruppi. Siamo quindi andati a vedere che cosa ricadeva, diciamo, nei singoli gruppi. Come si può vedere nel gruppo 3, che è quello in alto, sono tutti campioni di stazioni di roccia, che si distinguono invece da quelli di stazioni mobili. Quindi c'è una differenza nei nostri campioni a seconda della tipologia di substrato. Quello che è interessante vedere è come mai i campioni substrato mobile si dispongono in due gruppi differenti. Come siamo andati a vedere, i campioni del gruppo 1 erano tutti campioni invernali, nel gruppo 2 invece c'erano campioni autunnali, primaverili e estivi. Quello che quindi possiamo dire è che c'è più che un effetto protezione nei popolamenti ittici, quello che si può notare è una stagionalità delle catture, quindi è un fattore più legato alla stagione. È stato inoltre fatto confronto tra il nostro sito, quello in rosso, tra prima dell'istituzione, quindi il lavoro precedente che era di Maio et al. 2004, e la stazione campionata da noi, quindi un raffronto pre-istituzione della zona tela biologica e post-istituzione.
si evidenzia questo confronto è nelle abbondanze, è un'eccezione dell'estate in cui c'è una, abbiamo riscontrato le catture maggiori nel 2005-2006, c'è un dato interessante che riguarda che prima dell'istituzione in questo lavoro risultavano catture più elevate rispetto al nostro confronto, anche per la specie del Diplodocus honoraris, cioè sargo sparaglione. Questo dato è molto interessante, ovviamente quello che non si può sapere è che cosa avviene, cosa è avvenuto tra questi tre anni. Non si hanno informazioni all'interno di questi tre anni di buco che ci possano spiegare qual è la motivazione di questa netta differenza tra i nostri due campionamenti. Quello che si può dire è che comunque c'è un'ampia variabilità che potrebbe essere dovuta anche alle prime fasi del ciclo vitale, tra il quale l'esempio del Diplodocus honoraris che si riproduce più vicino alla costa, quindi potrebbe esserci elementi dovuti al reclutamento di questa specie che determinano una maggior presenza nel 2001-2002 rispetto a questi anni. Quello quindi che abbiamo concluso è che c'è la presenza nella zona telabiologica sia di specie legate al substrato di tipo roccioso che di substrato mobile. Si evidenzia una stagionalità delle catture, quindi catture più elevate su roccia in inverno e in autunno e invece in estate più elevate su mobile. Dal confronto che abbiamo fatto quindi tra zona telabiologica e controlli non è emersa nessuna differenza che potesse essere riconducibile a un effetto protezione, né per quanto riguarda l'abbondanza della biomassa né riguardo alle taglie, e un'assenza di individui di piccola dimensione, che quindi è legato sia che conferma in parte il dato che questa non è un'area di reclutamento, detto a Maya Tal 2004, è dovuta in parte, come ho detto precedentemente, anche dalla selettività dell'attrezzo. Non è stato quindi rilevato nessun effetto protezione in quest'area. I motivi dell'assenza di un effetto protezione potrebbero essere legati alla recente istituzione di quest'area protetta, tra lo studio che stiamo conducendo nel 2002, quando è stata istituita. Potrebbero essere in parte anche collegate alla continua pressione di pesca e l'assenza di un reale e di un efficace sistema di controllo alla pesca illegale, ancora presente professionale che sportiva, e in parte anche al grado di sfruttamento delle specie coinvolte nella protezione, nel senso che se si istituisce una zona protetta, le specie più sovrasfruttate dalla marineria locale avranno una risposta in tempi brevi alla protezione. Quindi le specie coinvolte in questa protezione potrebbero, quale salgo sparaglione, non sono le specie target e quindi hanno un beneficio in tempi più lunghi. Quello che comunque rimane da evidenziare è se ci sarà un effetto di protezione a lungo termine. Grazie.